Deo. Porco sio! Ma che cazzo? Cercate di andare avanti. Oh! Vanculo troia! Ma porca puttana. Le cose andranno molto male. Ecco, Jess. Appunto. Allora, qui dice... Capitolo 3, isolamento. 8 ore all'alba. Da ogni preconcetto, allentate ogni inibizione e abbandonatevi interamente alla volontà altrui, sublimando ogni desiderio al maestro dello spirito, che sarei. Questo non lo dice. E tutti i presenti si spoglieranno a mia sola discrezione. Chris, dai, è una cosa seria. Io sono serissimo. No, oh, basta. Proviamoci. Sì, ma perché vogliono giocare con la tavola Ouija? Non capisco. Bene, vediamo che succede. Ashley, dato che ti sei convertita da poco, perché non fai tu da medium? Così. Ma proviamo seria. Ok. C'è qualcuno? Ci riveleresti la tua presenza se ci sei? Aspetta, oh santo cielo, si muove. Io non ho fatto nulla. Si muove ancora? Si muove davvero, ragazzi. H? Che sta scrivendo? Aspetta. Com'è possibile? Hi, probabilmente. Giuro che si sposta da sola. Oh cazzo. Aiuto? Help. Che aiuto possiamo dare? Non lo so, che significa? Dobbiamo sapere chi parla se vogliamo aiutarlo. Va, chiariamo. Chi ha bisogno d'aiuto? Sei? Oh, ecco che va. Ok, S. I. S. T. E. Sister. R. Sorella. Sorella? Sorella di chi? Dai, ma scherziamo. Taci. Chiedi la sorella di chi? Josh. Deve essere... Sì, ok, bene. Chiedi quale sorella, allora. Ashley, chiedi chi è. Beth. Con chi stiamo parlando? Beth? Sei tu? Si sta facendo abbastanza seria la faccenda, ragazzi. Oddio! Yes, è Beth. Qui siamo alla follia. Josh? Stai... Sto bene. Sicuro? Possiamo fermarci? No. Senti, se vuoi... Voglio sentire cosa dice. Non so da dove cominciare. Pensaci, se questa... Se questa è davvero Beth... Sono abbastanza preso. Devo scoprire cos'è successo quella notte. Oh, ok. Fatemi pensare. Se è veramente lei, io direi scusa, che ci dispiace. Beth. Oh, Beth, vogliamo scusarci per quello che è successo l'anno scorso con Anna e... Se ci senti, per favore, sappi che siamo davvero, davvero dispiaciuti. Tu e Anna. Ci scusiamo, Beth, con entrambe. H... A N N Anna. Aspetta, continua. K I L L. Oh mio Dio. Oddio. Uccisa. Ragazzi, ma che cosa sta dicendo? Non posso continuare. Dobbiamo farlo. Devi stare calma. Credo stia dicendo che qualcuno ha ucciso Anna. Non lo so. Io, ecco, chiedi qualcos'altro. Chi ha ucciso Anna? Va bene. Ok. Chi ha ucciso Anna? Chi è stato? L? I? B? Biblioteca, forse c'è qualche indizio B. là. R? O? O? Prova, c'è una prova. In biblioteca. Oh, porca puttana. Porca troia. Chris! Sapete una cosa? No, è ridicolo. Non è vero. Josh, non so cosa stia succedendo. Ascoltate, io non so. Non so se questo scherzo ridicolo riuscirà ad aiutarmi a superare il lutto o se servirà a chissà cosa, ma non mi piace. Josh, no! Hai voluto usare tu la tavola spiritica! Ehi, calmati, non è colpa. Non ho bisogno di questo schifo, ok? Ora basta! Perché se lo sta prendendo con noi? Dove sta andando, soprattutto? Dobbiamo seguirlo. Ah, no. Starà bene, diamogli un po' di tempo. Non è colpa sua. È stato folle. Il puntatore è volato via dalla tavola. Se facevi finta, hai fatto proprio un ottimo lavoro. Ma no, che non facevo finta. Dovremmo fare come ha detto. Andare a guardare in biblioteca. No, io non credo. Perché questa cosa non me la fa scegliere? Mannaggia la puttana. Jess? Eravamo rimasti Jess. Che Jess era più o meno scomparsa, diciamo. Avevo urlato.
Andiamo a vedere se c'è ancora. Sarà ancora lì probabilmente. Che adesso ci dà un'altra palla di neve in faccia con la stronzona. Allora qua c'è una specie di trattore. Gatto delle nevi. Ehi! Perché mi devo cagare addosso? Porca troia! Lo sapevo che c'era qualcosa, ma vaffanculo. Ma cazzo cosa? Ma guarda che cos'è? Ma cos'è stato? Cosa ci facciamo uno scheletro? Farmela sotto. Ma che cazzo sta succedendo qui? Io me la sono fatta addosso. Scusami, ma che cazzo è? Dai Mike, un po' di palle, eh? Io mi sto cacando addosso, davvero, veramente. Prometto che non ti uccido quando... Oh, zio merdone! Oh mio Dio! No! Che ridere! Ma vaffanculo. No! Aspetta, devi vedere, devi... Io non guarda niente! No, Mike! No! Hai registrato tutto! Guarda che faccia! Ero spaventato, Jess! Non puoi fare una cosa del genere! Nel bel mezzo della foresta, poi, cazzo! Scusami, ti ho spaventato! Se lo fai vedere a qualcuno, io... Tu cosa? Io... ti uccido! Oh, madonna! Non sapevo che urlassi come una vera ragazzina, Michael! Non conosci veramente qualcuno se non lo vedi prima spaventarsi a morte? Devi fare... No, 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 sti zitto, va bene, hai vinto, perché sennò continua. Hai vinto. Non è una gara. Però vinco. Ogni volta. Ma va là, che dopo si sculaccio, porca tutto. Oh, piangi, Romeo. Magari serve a qualcosa. Santo cielo. Ce l'abbiamo dietro al culo. Allora, intanto qua c'è un totem, così. Guardiamo un po'. Vediamo cosa ci dice. Totem guida. Mi sembrava ci fosse una specie di mulino, se non sbaglio. No, aspetta, dove cazzo stiamo andando? Ok, passiamo sul ponte. Tanto sto capanno, cioè dobbiamo andare al capanno, ma c'è praticamente in un altro paese, in un'altra città. Boh. Eh sì. Sono pieno di sorprese. Ti dai una mossa o ti dai una mossa? No, questo sale le scale come se fosse vecchio di 100 anni. Che diavolo è? Ma era qualcuno che gridava? No. No, sarà stato soltanto uno scoiattolo. Ma credo. Uno scoiattolo, insomma. Postaccio. Io non ho visto gli scoiattoli. Che? Hai sentito? Come se qualcuno ci stesse... Ehi là! Seguendo? C'è qualcuno? Porco zio! Porca troia! Un cervo. A momenti ci restavamo secchi. Affascinante. Sì, sì, bellissimo. Proprio come avevi detto tu, Michael. Oh, guarda che bello. Aspettate. Che bello. Permesso. Oh madonna. Una bella maschera. Allora, maschera vecchia. Vediamo un po' se ci dice qualcosa di interessante. Esaminiamola. Una vecchia maschera da minatore. Il nome all'interno fa capire che appartenesse a un certo Billy Bates. Ma che cazzo sta facendo Jess? Hey. Sta facendo il bidet? Guarda questa maschera. Perché? È così strana, vero? È inquietante. Sì. Per me ti piace. Vuoi un bacio? Ah, Mike, piantala! Ok, come vuoi. Bella maschera. Ma io vorrei sapere se potevo tornare indietro o potevo evitarmi tutta sta cazzata di strada. Sempre quel cervo di merda. Porca troia. Non lo voglio sapere. Oh Gesù bambino, ragazzi. Questo era un cervo. Esatto, lacerato, stavo per dire. Merda. È terribile. Cazzo, non ce la farà mai. No, infatti io voglio andarmene.
uccidiamolo, ragazzi. Ok, amico. Ehi. Ora porrò fine alle tue sofferenze, ok? Oh, no. Ok, ok. Non so come, sinceramente. Come faccio, no. Non posso guardare. Ok, ok, ok. Ok. Ma cosa hai fatto? Ma che cazzo? Dio! Via! Via! Oh mio Dio, ma che cos'era? Non lo so! C'è un ponte! Qui, vieni qui, Mike! Oddio santo, ragazzi! Dai, 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 ho spinto anche il tasto giusto, porca puttana, dai! Un orso! Prova la scorciatoia, ma che cazzo ne so? Ma proviamo la scorciatoia, porca puttana! Non mi date il tempo di leggere! Madonna, ragazzi! È tosta, è tosta, è tostissimo! Dai, dai, discorso troia. Se sbaglio un tasto è finita, ragazzi. No, posso farcela. Sono in casa? Siamo in casa. Aiuta Jess, porca puttana, dai. Forza, dobbiamo andare. Lo so. Puttana, dai, ti ho mosso. Prendi la chiave, apri. Ok, ok. Siamo dentro. No. Cosa? Siamo dentro. Tutto ragazzi. Sotto controllo. Tranquilla. Ma cosa? No, al 100%. 110. Oh, c'ho il jump scare sulla finestra, sulla porta, su quel cazzo che c'è. Sembra di aver corso una maratona. Qualcosa di simile. Era un orso. Sì, per forza. Sono molto veloce. Occhio, Jess. Cioè, io non l'ho visto. Ehi, quella cosa non entrerà qui dentro, promesso. Come fai a dirlo? Perché so che gli orsi non possono aprire le porte dei capanni. È vero, le sfondano. Delle portiere. Cosa? Dove? Su internet. Davvero? Beh, qui non siamo su internet, Jess. Questa è la realtà. E ti assicuro che nessun orso o chissà cos'altro aprirà questa porta. Forse hai ragione. Un orso no, ma un umano sì. Ok. Allora mi sento quasi tranquilla. Quasi. Tipico. Non era certo questo lo chalet che mi aspettavo, Mike. Già, c'è qualche spiffero, vero? Beh, se non altro c'è il camino. Non ci serve il fuoco per scaldare l'atmosfera. Michael, io sono una signora e una signora ha bisogno di un certo romanticismo. Ma sti cazzi, eh? Una signora vorrebbe stare abbracciata al suo uomo davanti a un bel fuoco, immersa in un'atmosfera come si deve. Io non esco, vedrai, sappilo. Come arriva il caldo se iniziamo a strofinarci un po'. Mai? Sì. Fuoco e lucida atmosfera. Sì, mia signora. Ah, questa okay. Andrà bene per l'atmosfera. Questa è una. Poi qui cosa c'abbiamo? Poca legna. Ah, beh, ce l'abbiamo lì, dai, ci sta. Bene, i ceppi sono pronti. Manca un cerino. Però potresti anche alzarti con quel culo de merda, eh. Dimmi che c'è qualcosa, perché guarda. Cosa ha perso? Cazzo, Mike! Eh? Oh, cazzo! Cosa? Dove diavolo è? Cosa? Che succede? Ho perso il cellulare. È sparito, ok? Jess, calmati. Cosa è sparito? Il mio telefono, Sherlock. Non lo trovi? Merda, no! Devo averlo perso fuori. Ah, cazzo. Non posso perderlo. I miei mi ammazzeranno. Puoi comprarne un altro? Sarebbe il quarto quest'anno. Ok. Beh, ti aiuterò a cercarlo. Aspetta, lì sul tavolo c'è un cerino. Già. Io non credo sia il caso di uscire ora con l'orso. O quello che è. Qui sul tavolo c'è un cerino, foto il cazzo del cellulare. Ok, cerino. Ok. Uomo 1, fuoco 0. Molto bene, bravo. Mi fai bene, proseguire... E ora che succede? Sai, ci servirebbe proprio qualcosa da bere. Stai iniziando a rompermi un po' beh, i coglioni questa. Se solo l'avessi saputo prima. Non so,
che non me la sento ancora. Mi sto comportando male? No, 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 voglio dire, pensavo che fossi fatto in un modo e invece sei diverso. Non so se mi spiego, non è colpa tua. Jess, tu mi piaci molto. Chiunque tu pensi che io sia, beh, dammi un'occasione e io ti darò ciò che vuoi. Beh, mi piace questa tua sicurezza. Mike, le persiane. Cosa hanno? Chiudile, per favore. Ma non c'è nessuno fuori. È come se qualcuno ci osservasse. Non mi piace. Jess, dai, va tutto bene. Davvero, non mi piace. Ok, chiudiamole. Porca troia, ragazzi. Chiudiamo ste persiane, va là. Voilà, persiane chiuse. Mi spiace, sono un po' spaventata. Non è facile per me mantenere questa facciata. Cosa? Mantenere cosa? Senti, so che sembro sicura di me e sexy e tutto il resto, ma in realtà, se devo essere onesta, io sono piuttosto insicura. Jess, tu mi prendi in giro. Eh? Non hai alcun motivo di essere insicura. Oh, ma cosa ne sai tu? Lo so e come. Sei come me e come tutti. Siamo insicuri. Ma tu sei capace di gestirti. Chiama la facciata, ma so che è vera. Sì, forse hai ragione. Già, e sei davvero una bomba. Davvero? Certo che sì. Vieni qui. Oh, santa, ce la possiamo fare? Forse so come gestire anche te. Sono pronto a essere gestito. Wiha! Aggiornamento effetto farfalla? Cosa succede lì fuori? Oh, sì. Mike? Che cos'era? Non lo so. Ok, vai a vedere ora, per favore. Ma qui devo andare a controllare? Ah, ho spaccato una finestra. Porca puttana, questo è il suo cellulare. È il tuo telefono! Cosa? È il mio telefono? Non lo so, ha sfondato una finestra. Pensiamo che non è la cosa più normale del mondo. Porca puttana! Forse quei brutti idioti ci hanno seguito per prenderci per il culo proprio quando iniziavamo a divertirci. Dove va con quel culo lì? Ehi! Voi, stronzi! Parlo con voi! Tanto lo so che ci siete! Cosa cazzo credete di dentro. Fare? Volete proprio romperci le palle? Io tornerei dentro, Jess. Ma sapete cosa? Non potete! Non potete rovinarci la giornata, perché adesso io e Mike scoperemo! Esatto! Noi faremo sesso! E sarà fantastico! Per cui godetevelo! Perché di sicuro noi lo faremo! Entra in casa, cazzo. Ma dovevi insomma dire. Insomma! Mike? Oh merda! Davvero che le ragazze comunicassero con noi? Non lo so. Ma e non so se sperare che fosse vero o no. Noi dovremmo scoprirlo. Vai, Chris! Porca miseria! Stai bene? Credo quei libri? Sì. Porca puttana. Guarda, cosa? C'era qualcosa dietro i libri.
Che cos'è? C'è un tasto. Il pulsante? Che ci fa esatto, un pulsante qui? Ottima domanda. Lo premo? I pulsanti servono a questo in fondo. Premiamo sto tasto. Tasto segreto per aprire la biblioteca. Stanza segreta? Da non credere. Per caso siamo finiti in un film? Nel caso speriamo sia uno di quelli romantici. Tipico degli Washington avere passaggi segreti in casa. Magari nemmeno lo sapevano, il posto è molto vecchio. Allora, diamo un'occhiata? Dopo di te? No, vai tu. Ehi, grazie. Che cazzo che rispo, porca puttana, cioè, ci mancherebbe. Ok, telecamere. È passato un ragno. Perfetto. Indizio trovato. Cosa? Ritratto fotografico. Cosa hai trovato? Indizio trovato. Lettera minatoria. Le prenderò e le dissanguerò come maiali. Le strapperò via quella loro pelle bianca e vellutata. 16 anni, cazzo. Ho atteso 16 anni per le piccole Anna e Beth. Porca vacca. Giusto. Onesto. Se non voglio spaventarti, ma... Guarda qua. Cosa? Chris, cos'è quella? Credo sia quello che la tavola spiritica voleva che trovassimo. L'indizio? Sì, è una lettera. Fammi vedere. È una minaccia. Chris, è gravissimo. Dobbiamo trovare Josh. E subito. Qua si è aperta una porta. Io manco... Oh. Cos'è stato? Ah, ragazzi, io non vedo niente. Per me potrebbe succedere qualunque cosa e probabilmente non lo vedrei. Secondo te qualcuno ce l'aveva davvero con Anna e Beth? Beh, ho ripensato a una cosa che ho visto prima con Sam. Cioè? C'era una specie di manifesto del ricercato, come nel Far West, sai? E? E Sam era convinta che ci fosse qualcuno che la seguiva. Quindi mi stai dicendo che c'è un criminale qui in montagna con noi? C'era un messaggio sulla segreteria telefonica. L'ho ascoltato, era di questo sergente e parlava di questo tizio appena uscito di prigione, dicendo di non poter... Cosa vuoi dire? Lo diceva come un avviso. Beh, c'era quel tizio di cui... Aspetta, quale tizio? Il tizio che ha minacciato gli Washington. Ha detto di volersi vendicare bruciando tutto quanto. E ho trovato la lettera dello psicopatico. Chris... Se questo è il tuo tentativo di farmi sentire meglio, non funziona. Non è fatto di sentire meglio, perché bisogna sapere. Hai sentito? Quello era Josh! Mi vado alla cucina. Josh! Arriviamo, resisti! Che cazzo succede? Cosa succede? Fai entrare! Ashley! No. Io! Ashley no. Sì. Ah, Ashley no. C'è qualcuno. Ash? Ragazzi. Ash. Porca troia, questo? Cioè, io li sto facendo secchi tutti, ragazzi, mi sa. Non posso crederci. Ma c'era Sam che era andato in bagno, ragazzi. Siamo tornati dallo psicologo. E perché c'è quello lì? Quel pagliaccio a destra? Tutto quello di cui avevo detto che avevo paura, praticamente. Clown, viscere. Ragni. Adesso ti mostrerò alcune foto di persone con cui hai fatto conoscenza. Che ti piacciono. Ma forse non ti piacciono così tanto come credi. Dimmi chi fra le due persone che ti mostrerò ti piace di più. Fai con calma, le risposte sono importanti. Preferisco Sam. Preferisco Matt. Non lo so in realtà. Non so se mi piace di più Chris o Ashley. Chris mi ha fatto prendere quello scagazzo allucinante. Direi Mike. Josh, Emily assolutamente non la posso vedere. Beh, in questo caso Chris. E dimmi,
gioco che stai facendo con diligenza. Chi non ti piace? Non sopporto Emily. Assolutamente. Assolutamente. Un po' troppo stronza per te? Spesso una mancanza di fiducia si manifesta in eccessiva presunzione. Pensaci. Non ti sembra forse simile a te? Ah, di nuovo, il tempo è scaduto. Ne riparleremo presto. Va bene. Ma vorrei sapere cosa sta succedendo.